riuscirà a mettere in campo una squadra per contenere? Sì, sì. Renderà qualcuno a notizie su Juve, su Marconi? No, Juve sta bene, sicuramente. Era solo Franchi. Marconi dobbiamo vedere nei prossimi giorni, non abbiamo. Terminale di Pisani. Degli infortunati mi interessa. E spieghi quello che ha più probabilità di esserci a Pordenone? Sì, tra quelli che sono qui la settimana scorsa. Sì. Da questo punto si aspetta un ipotetico reintegro di Guazzo. No, questa cosa non la so perché. No, lo so. No, no, nel senso che oggettivamente siamo messi così. No, e il discorso è che questa è una decisione che sarà la società, il presidente, cioè, bisogna parlare con lui, non è un discorso calcistico. Ma lei se lo aspetta, lo spera, non lo so, non si sbilancia. No, non è che non mi sbilancio, ripeto, io posso sperare o auspicare qualcosa che posso decidere io, ma siccome una cosa è una decisione presa dal presidente, è giusto che la valuti lui nel caso la vuole valutare, però non chiedo niente. Io, come ho detto anche ieri, no, grande fiducia nei giocatori che abbiamo, ma non lo dico perché lo devo dire, perché veramente ci credo che oggi, nonostante avessimo diversi giocatori fuori, avremmo meritato la vittoria, per la voglia, l'intensità con cui la squadra ha giocato, con un giocatore anche fuori ruolo a un certo punto. Abbiamo fatto un punto molto importante. Non c'è stata nessuna protesta sull'azione del rigore, però la sensazione dalle immagini è che Nordi sia arrivato sulla palla. Non lo so, sinceramente. Ero troppo distante. No, ma Nordi non l'ha commentato questo. Non... No, non ne ho parlato con lui. Dove è stato l'errore su quell'azione lì del rigore? Dovevamo rimanere un minuto dietro perché ci siamo fatti prendere dalla foga dei primi minuti che stavamo attaccando. Siamo rimasti dietro 2 contro 2, invece dovevamo prendere 3 contro 2. Quello del cuore, però i ragazzi che poi sono stati bravi perché abbiamo pareggiato abbastanza velocemente e poi ripeto, avremmo meritato la vittoria perché praticamente nel secondo tempo la torre è rimasta tutta schiacciata dietro, mentre nel primo tempo qualche preoccupazione mi chiude la data sulle ripartenze, erano veloci sulle ripartenze, sì, verticalizzato immediatamente nel secondo tempo, abbiamo passato bene molto, con il mezzaliglio una volta, due volte Valentini. Però, ripeto, io credo che oggi sia stata la dimostrazione ulteriore che questa squadra è una squadra importante della nostra, se ce n'era bisogno. Mister, mi può spiegare un attimo il Nicolao sabato? Non capisco, per difendersi di più o per attaccare di più? Ma quando è uscito? Ha chiesto il cambio. Ah, non era un cambio tecnico? No, no, era parecchio, non giocava. Ne fate due di più? I grandi e i colpacci. Mister, mi scusi, quello è che riusciremo a vedere un fuorigioco fatto dalla Ressaglia, cioè la Ressaglia che mette in fuorigioco una volta in... con la difesa 3 è molto difficile secondo me, perché noi giochiamo molto in pressione in avanti, cerchiamo sempre però di mantenere un centrocampo, uno staccato che è un modo, e in difesa uno staccato che è Moretti. A Pavia, quando abbiamo giocato a 4, sono andati in fuori gioco in qualche modo, anche se io non sono un grande avanti di quella. E beh, certo, lei è un decisore centrale. Demoralizzato oppure no? Non ho capito. Demoralizzato oppure no? Se c'è una cosa che non sono mai, la demoralizzazione, quello che non rientra. Questo è un preso suo DNA. Sono primo in classifica. In questo momento è promosso in B. Siamo primi in classifica e... con lo scontro diretto a favore. No, ma quello non mi interessa. Nel senso che siamo poi primi in classifica, abbiamo fatto. Io oggi ho visto Pavia. Come so che di qui alla fine sto filando tutti. Oggi ho sofferto tanto Pavia. Pavia molto più di noi. Perciò, ma non perché per sminuire la squadra del Pavia, assolutamente, è una squadra molto forte. Però, ripeto, io sono molto contento di quello che i ragazzi hanno fatto. E sono convinto che nelle prossime 10 partite daremo grande battaglia insieme al pubblico. Sicuramente.
Quindi l'unico che potrebbe rientrare domenica è Spighi, diciamo, di quelli che sono attivi. Carantier, d'accordo. Sì, sì, sicuramente. Ci sono alternative. No. Tornando al discorso che ti ho fatto. Risicato, però, è la formazione risicata, poi. Vabbè, 11. Oggi è giocato così. Poi non si sbaglia. Se nessuno mette il muso, poi. No, no, io i ragazzi in muso non mettono queste mani. Ho visto che c'erano, oggi erano tutti lì a tribunetta, io li ho a due metri, no? E c'è grande, grande gruppo, grande spirito di corpo, cioè condividono tutti la stessa cosa. Secondo me è merito anche dell'allenatore questo, quello di creare vista. Credo di sì, ma penso che sia anche merito della società che fa sentire partecipi, il merito del pubblico che fa sentire portati in un contesto verbale, e il merito loro. Sono persone educate, come dei professionisti, sanno quello che scelgo. No, nel senso che la domanda era anche, di prima era fatta anche in quel senso, nel gruppo c'era anche Guazzo, sì, che condivide con gli altri, e gli altri lo trattano come un amico, come un compagno qualunque, che poi di fatto operativo, ecco, che di fatto non lo è. Ci sono figli. Non discriminiamo. No, ma certo. Però la scelta della società, lei mi insegna che fra i giocatori le antipatie sono spesso, sì, ma anche tra i nostri c'è qualcuno che non si sopporta, però poi va al di là, c'è la professionalità e deve superare il fatto di antipatie personali, che è impossibile. Noi siamo 22 con essere tutti amici, lui dice in pace, è difficile, c'è qualcuno, probabilmente, io non lo so, però ma continua, presumo che sia qualcuno che non si sopporti, però se c'è cioè, il gruppo a chiedere alla società, visto che si sta lottando per un obiettivo, ecco, questa è la domanda da porre al presidente, non è che scalzo la domanda. Lei comunque non avrebbe preclusioni nel caso in cui dovesse essere reintegrato? No, ha messo quel presidente, non ci sono stati screzi con lei e fatti bene, qualche screzo c'è stato, ma è stato un carattere difficilissimo, probabilmente più per colpa mia che non per colpa sua, però gli screzi sono stati chiariti da parte mia e da parte sua in questo periodo qui, e lui è fuori, perciò che continua sempre ad allenarsi. Sì, lui allena più degli altri, quindi potrebbe essere pronto nel caso. No? Io credo che dobbiamo dare grande merito ai ragazzi che ci hanno portato fin qua. Assolutamente. E poi perché in parte c'è anche lui, perché alla fine sei gol li ha fatti. Anche lui sicuramente. Il fatto è che lo stipendio lo prenda, quindi. E bisogna guardare avanti con grande fiducia, secondo me. Non riuscirete a mettermi il. No, assolutamente. Con me ce la si parla così, dai. Io sono uno che hai ragione, si parla così. È difficile che si butti giù, soprattutto la partita lo saltava, come questa. Cioè, se devo dire essere sincero, abbiamo giocato molto meglio oggi che non l'abbiamo vista. E poi preferivo la botta di culo finale e vincere. Ecco, trovo strano che anche l'arbitro abbia munito 5 dell'Alessandria e uno spazio d'acca e uno solo della. Siamo stati progressivi, ciò ci sta. Oggi secondo me l'ha messo sull'episodio del gol. Sì, loro c'erano solo un paio di uomini, però che hanno scansato il giallo per grazia ricevuta. Il Paragier si è buttato giù 20 volte e lo ammonisce una volta. Sì, è un po', secondo me. L'unico errore che secondo me imputabile è stato fatto. E là vedo la reazione di Beltrone. Filo di Beltrone. Filo di Beltrone. Non il politico. No, Beltrone ex presidente. Non conosco. Non conosco. Noi sì. Ognuno ha uno di suoi. Buonasera.